Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi come vedete siamo in una location molto diversa rispetto al solito. Non siamo in una casa abbandonata, ma bensì sul web. Oggi ho deciso di portare questo tipo di contenuto perché mi è stato chiesto tantissime volte da persone che sento quotidianamente o nel weekend, quindi amici, conoscenti, come fai a trovare i luoghi abbandonati che visiti? Ovviamente ragazzi, prima di iniziare questo video vi chiedo gentilmente di lasciare un like, un commento qua sotto e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi nessun nuovo video che pubblicheremo in futuro. Detto questo, cominciamo. Quindi oggi, a grande richiesta, svelerò alcuni dei miei trucchi che utilizzo per individuare luoghi abbandonati. Sono trucchi molto semplici e immagino che tanti di voi che hanno voluto visitare e scoprire nuovi posti abbiano già sfruttato certi metodi che vi svelerò durante questo video. Dopo aver visto questo video, quindi, avrete accesso a una esplorazione virtuale molto semplificata magari rispetto a come avete fatto o come avevate in mente di poterla fare. La nostra prima tappa del video di oggi ci porta da un gigante, letteralmente un gigante ragazzi, un compagno senza limiti. Allora amici, partiamo col dire che lo strumento fondamentale per portare avanti la nostra idea su qualche luogo da andare a visitare è Google e i suoi alleati, che sono Google Maps e Google Earth, che sono due strumenti fondamentali per andare a fare una ricerca molto più dettagliata sui luoghi che magari troviamo semplicemente cercando su Google fabbrica abbandonata o villa abbandonata, che è una cosa che possono fare tutti i comuni mortali. Nel senso, non è una cosa così assurda o complicata come si possa pensare. Chiaramente alcuni luoghi che possono essere inediti oppure alcuni luoghi veramente particolari a cui gli urbexer tengono veramente tanto, come possono essere delle ville veramente arredate bene eccetera, sarà difficile individuarle semplicemente facendo delle ricerche Google o magari per fortuna possiamo finirci per caso sopra Maps. Successivamente a questa piccola premessa, ora vi porterò con me direttamente sullo schermo del PC. Allora, semplicemente apriamo Google, apriamo Chrome e poi dopo andiamo praticamente ad aprire Google Maps e Google Earth. Con Google Chrome facciamo una ricerca semplicissima che può essere fabbrica abbandonata Bologna, perché è la provincia dove abito, come sapete. Io adesso lo faccio al cellulare così vedo cosa mi salta fuori. Gli scheletri di Bologna, 199 edifici abbandonati. Questo è un articolo di Radio Città Fujiko in cui praticamente nel 15 settembre 2019 ci hanno indicato la bellezza di 200 edifici abbandonati circa. Vabbè, abbiamo proprio una mappa qui in questo caso e dove ci sono selezionate 199 posizioni e è Bologna e provincia, perché vedo che si estende fino a Cadriano e a Zola Predosa e oltre. Quindi insomma, tante posizioni da andare a vedere e verificare. Volevo farvi vedere una cosa veramente bella, secondo me, che vale più della ricerca fabbrica abbandonata Bologna o villa abbandonata Bologna su Google, che è l'utilizzo di Google Maps. Allora, prendiamo come esempio una delle fabbriche abbandonate più belle che abbiamo visitato. Tra l'altro vi lascio il link qui in alto a sinistra, così quando avete finito di vedere questo video, se volete potete andare a vedere questa fabbrica che abbiamo visitato un po' di tempo fa ormai. Allora, semplicemente aprendo Google Maps, come vedete, selezioniamo una zona dove andare a ricercare. Benissimo. Selezioniamo questa zona precisamente. Io ora ovviamente blurrerò i nomi delle vie e la zona precisa dove sto andando a cercare, quindi vi farò partire da un'immagine già zoomata dello schermo, perché altrimenti potrete individuare il luogo, anche se effettivamente all'interno non è rimasto tantissimo, però qualcosina a vandalizzare c'è ancora. Come vedete amici, da queste prime immagini dall'alto che possiamo vedere, si nota dei rifiuti, si nota una fitta vegetazione, comunque una vegetazione non curata. Mettendo l'omarino di Street View sulla via che vogliamo andare a vedere, avremo delle indicazioni molto più chiare e precise, perché ci permetterà di avere una vista in prima persona a 360 gradi davanti al luogo che abbiamo intenzione di verificare. E così, semplicemente avendo visto su Maps questa cosa, noi siamo andati lì, abbiamo verificato, si poteva entrare legalmente, perché stando a quanto dice l'articolo 614 del codice penale ci viene menzionato che se noi troviamo tutte le vie d'accesso aperte e non forziamo niente per entrare, chiaramente non vandalizziamo rubando o danneggiando i muri e gli oggetti presenti all'interno di un luogo abbandonato, noi a tutti gli effetti possiamo visitarlo.
con il solo scopo di fare foto, video, eccetera, quindi non allo scopo di occuparlo, e dobbiamo assicurarci soprattutto che l'edificio non sia adibito a nessun tipo di attività, che sia magazzino, casa vacanze o quant'altro. Un altro strumento molto interessante, amici, è Google Earth, che ci permette di avere delle informazioni ancora più dettagliate rispetto a Google Maps. Cambia di poco, ma qualcosina cambia. Allora, prendiamo in esame ad esempio la fabbrica che vi ho fatto vedere poco fa su Google Maps e la confrontiamo dall'immagine con Google Earth. Vedete le differenze? Molto poche, molto poche. La cosa buona di Google Maps è che spesso è aggiornato veramente all'anno corrente. Ad esempio abbiamo alcune immagini che possono essere del 2023, ma vi dico, personalmente cercando questi luoghi mi è capitato di vedere anche foto del 2009, ad esempio. Passiamo a 7, 8, 9, 10 anni di differenza rispetto all'attualità. E chiaramente quando vedo un'immagine del 2010 su Google Maps, quindi risalente a 13 anni fa, di un luogo che potenzialmente può essere abbandonato, prima di mettermi in viaggio e farmi magari 300-400 km, ecco, ci penso due volte e magari chiedo informazioni a contatti e a persone che praticamente hanno la mia stessa passione, ecco. Ok amici, ora vi ho dimostrato semplicemente come poter trovare tanti luoghi facendo semplicemente delle ricerche su Maps e su Google. Un'altra cosa molto interessante a parer mio è scrivere su Google Maps invece ad esempio villa abbandonata, ex villa, ex fabbrica, ex, e poi dei nomi precisi di alcune fabbriche. Facendo in questa maniera ti posso dare fuori tante cose interessanti. Adesso vi porterò un altro esempio di una villa che abbiamo visitato veramente tanto tempo fa. Scrivendo questa cosa qua, villa abbandonata, vi salterà fuori questa villa con il nome, che ovviamente blurrerò sempre per la questione di non poter risalire al luogo preciso. Quindi amici, una cosa fondamentale quando fate le vostre ricerche su Google Maps sono 3, 4, 5 indici da tenere in considerazione per un luogo abbandonato. Io metto in primis fitta vegetazione, perché a volte guardando in mezzo alla fitta vegetazione vicino a paesi, quindi magari in periferia e vicino alle colline eccetera, si possono vedere delle strutture abbandonate in mezzo alla vegetazione. Quindi fitta vegetazione, vetri rotti, tetti crollati, questi sono tre fattori che tendenzialmente indicano un luogo abbandonato. A questi ci aggiungiamo, con la visione in street view, quindi mettendo l'omarino sulla via, lucchetto sul cancello, e quello è un grosso indice di luogo abbandonato. Ma trovando un lucchetto sul cancello non vuol dire che ci sia una rete di velta attorno. Quindi noi vediamo un lucchetto sul cancello, tutto chiuso, diciamo, ah no, il luogo non è visitabile perché vogliamo restare nella legge. Ma se ci spostiamo magari di 20 metri vediamo che la rete è rotta. Mi è capitato tante volte questa cosa, per questo che ve la racconto. Ovviamente ci sono altri tre fattori secondo me da tenere in considerazione, perché ce ne sono tantissimi, però vi sto dicendo quelli veramente più importanti secondo me per arrivare a capire che un luogo, se un luogo sia effettivamente abbandonato oppure no, che sono le piscine messe malissimo, che si vede ad esempio, vi faccio vedere quest'altra villa che abbiamo visitato tempo fa, che si chiama Villa dei Levrieri, dove sul retro praticamente c'è una piscina che si vede proprio la vegetazione all'interno, cioè si vede che è una piscina vecchia abbandonata. Mentre invece possiamo trovare anche delle macchine abbandonate all'interno del giardino. È molto più rara la cosa, però mi è capitato anche questo. E poi guardiamo bene le condizioni del cancello, perché questo ci dà un bel indice. Se la corrosione è forte, chiaramente il cancello vuol dire che è così fermo da tanto tempo. Se invece la corrosione non c'è o il lucchetto è nuovo, bisogna fare anche attenzione a questa cosa qua. Se il lucchetto è proprio bello lucente, lasciate stare, evitate. Anche se c'è un buco nella rete, evitate, perché se il lucchetto è nuovo di pacca vuol dire che lì qualcuno ce l'ha messo e di recente. Ok amici, detto questo siamo praticamente quasi giunti al termine del video. Restate incollati ancora un minutino che vi spoilerò altre due cosine e poi vi lascio liberi, promesso. Vi ringrazio in primis per avermi seguito fino a qui. Spero di avervi dato dei trucchi e dei consigli utili su come fare Urbex. Mi raccomando, fatelo sempre in maniera responsabile. Quindi se siete alle prime armi, se è una delle prime volte che fate Urbex, fate attenzione ai rumori che vi circondano, perché vi può cascare il pavimento sotto i piedi oppure vi può crollare il soffitto in testa. Fate attenzione a potenziali pericoli che possono essere all'interno dei luoghi abbandonati, che possono essere persone
o insetti pericolosi come ragni o scorpioni. Persone violente ovviamente, non persone che purtroppo vivono dei disagi tutti i giorni. Non fate mai esplorazioni da soli. Perché? Mettiamo caso che siete nella villa più bella d'Italia. Posto tranquillissimo in cima a una collina, super isolato, quindi nessun tipo di pericolo. Inciampate dalle scale, cadete e vi rompete una gamba. Magari nella caduta il pavimento crolla e cadete in un buco di 2 metri con la gamba rotta. E il telefono non prende o è scarico. Sfiga delle sfighe, di lì non passa nessuno perché c'è una strada per arrivarci che passa solo in mezzo al bosco, quindi nessuno può sentire le vostre urla. Come fate? Fate sempre urbex in compagnia, mi raccomando, perché uno può cadere, farsi male, eccetera, eccetera, ma se c'è una persona a dare una mano può andare a cercare i soccorsi se c'è bisogno, oppure può dare una mano all'altra persona ad uscire e può andare insieme in ospedale, sperando chiaramente che vada sempre tutto per il meglio, amici. Ovviamente ragazzi, con questa presa di responsabilità vi chiedo anche di rispettare sempre i luoghi che visitate. Non tanto per me, non tanto per gli altri urbexer, ma fatelo per il luogo stesso. Cioè, è brutto se ci pensate. È come se voi che vivete una vita, no? Avete questa bellissima casa, questa bellissima villa, riuscite ad ottenerla con il massimo dei vostri sforzi in ambito lavorativo e in ambito economico, nel senso che spendete una fortuna per ottenere una bellissima casa, una bellissima villa, no? Poi arriva la vostra ora, come arriverà per tutti, e una volta che siete passati a miglior vita, succede che vostro figlio o vostra figlia, i vostri eredi, non possono permettersi di mantenere questa villa perché hanno avuto più sfortuna di voi nel lavoro e quindi fanno un lavoro magari dove non si prende un buon stipendio, cioè mille fattori. Bene, questa villa cade in abbandono perché loro mettono il lucchetto per provare di salvarla, nessuno la compra, comincia a danneggiarsi un pochino il luogo a livello strutturale, costerebbe una fortuna effettuare una ristrutturazione. A questo punto il luogo diventa abbandonato, viene staccata dal gas, dal corrente e tutto quanto, e diventa la classica villa abbandonata che noi urbex andiamo a visitare. Bene, qualcuno un giorno vede che non è allarmata e decide di rompere una porta per entrare. Purtroppo in questa passione c'è sempre qualcuno prima di noi che rischia questa cosa e rompe la porta per entrare, perché diciamo che un erede o un proprietario di un posto non lascia la porta aperta, chiaramente, e quindi c'è qualcuno che fa il lavoro sporco per noi, diciamo, noi semplicemente approfittiamo di questa cosa. Abbiate rispetto per il luogo, perché una volta che siete dentro il luogo, voi vi trovate immersi nella vita passata degli ex proprietari. E quindi se ci pensate è come se a casa vostra arrivasse uno, entra, vede un computer lì abbandonato sulla destra, lo prende e lo lancia fuori alla finestra. Perché? Vede un lampadario, lo prende e lo butta via. Perché? Non c'è motivo, non c'è motivo. E nemmeno rubare un pezzo che può valere anche 1.000 euro. Può valere anche 1.000 euro, no? Voi trovate una valigetta con dentro un orologio che vale 1.000 euro. Io, come anche i membri della mia troupe, non ci sogneremmo mai di prenderla. Primo, ovviamente, per il rispetto del luogo stesso. Secondo, perché se noi, quando usciamo da un luogo abbandonato, e abbiamo le fotocamere montate e tutto, e ci fermano le forze dell'ordine, non ci verrà detto niente nel 99% dei casi. Ma se ci trovano un Rolex addosso che vale 1.000 euro, chiaramente uno si becca la denuncia per furto e magari anche lo scasso, anche se non c'entra niente con l'apertura del luogo stesso. Io ho fatto questo video affinché possa semplificare la ricerca dei luoghi abbandonati per chi mi segue, chiaramente, e per chi mi seguirà in futuro. Io mi auguro che abbiate capito che bisogna usare sempre la testa, a partire dalla ricerca su Google fino ad arrivare alle esplorazioni vere e proprie. Detto questo ragazzi, se vi è piaciuto il video vi invito a lasciare un like, un commento, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Mi raccomando che questa bella community sta crescendo e ci stiamo tutti affiatando. Vi ricordo anche, se non l'avete ancora fatto, di venire a seguirmi su Instagram, Bornello Official. E se non l'avete ancora fatto, dovete anche iscrivervi al canale Telegram, dove ogni tanto vi mando degli audio, magari quando sono in fibrillazione o quando siamo in un luogo abbandonato, così, perché sono belli, divertenti. Detto questo, amici, ci vediamo al prossimo video e fidatevi che sarà
devastante.